Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo qui per parlare di calcio femminile, specificatamente del campionato primavera femminile Juventus-Inter. Inter che non è l'Inter Football Club, ma l'Inter femminile. E infatti, se vedete nella copertina, lo stemma è diverso. E ragazzi, quindi è finita 4-2 per la Juve. E purtroppo parlerò solo, non posso descrivere la partita perché in quanto non l'ho vista, non c'è stata una diretta testuale. Sta latitando un po' questa informazione su questo campionato che mi dispiace un po'. Fatto sta che la Juventus femminile primavera vince 4-2 e non chiude la qualificazione, anzi, secondo me rimane abbastanza aperta, perché è vero che può essere difficile pensare a una Juve che perda 2-0 a Sedriano, qua a Milano, però non è così scontato, quindi le ragazze dovranno fare molta attenzione. Complimenti comunque sempre alle ragazze di Mister Diana, spero di poter bissare, che si possa bissare anche al ritorno, la vittoria, e dunque pensare poi a un'eventuale finale. Ricordiamo che il ritorno si giocherà domenica pomeriggio. E ragazzi, c'è anche da dire che un'altra cosa che è stata sorprendente è la vittoria del Pink Bari, che ha battuto anche la Fiorentina. Cioè un Pink Bari che sta facendo benissimo a livello di primavera. Non ha fatto così bene a livello di prima squadra, ma a livello di primavera sta veramente facendo grandissime cose. Ha eliminato prima la l'AS Roma e ora è lì vicina per eliminare la Fiorentina. E trovo però alquanto ancora strano e brutto che non si sia ancora decisa la sede della finale. Ecco, secondo me questa è una cosa che va decisa a inizio anno proprio per evitare discorsi geopolitici. Se non la tu la decidi all'inizio dell'anno, è così, punto. E invece così ogni volta. Va bene, dunque ragazzi, io chiudo qua il video, tra poco uscirà anche un video sull'Under 15 della Juventus, sempre femminile, e vi do appuntamento a tra poco. Ciao! Dimenticavo, ovviamente saluto sempre tutti gli amici di JWS Juventus Women Supporter, che soprattutto quando non ci sono notizie da nessuna parte mi danno le informazioni anche sui risultati delle partite. Quindi iscrivetevi a Juventus Women Supporter se siete appassionati di Juventus e di calcio femminile. Ciao!